Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 16 febbraio, sono le 9:50 ed è già una splendida giornata. Perché? Perché abbiamo fatto il nono gain su 9 operazioni ieri. Abbiamo iniziato ieri alle 17:26, come potete vedere nel gruppo Premium. Ho segnalato che poteva aver senso andare in overnight perché ci eravamo vincolati di inverso. Che cosa succede? Siamo entrati, abbiamo messo i nostri stop loss e tutto il resto, analisi varie su S&P 500 che era giusto fare, e questa mattina, essendo arrivati a tot bar d'inverso, avevo segnalato di iniziare a mettere un take profit. Poi, come solitamente mi succede, vado a fare dei conteggi e mi accorgo di una cosa che mi può dare fastidio. Eravamo qui. Qual è la cosa che mi può dare fastidio se sono sereno a 18 barre d'inverso, quasi 19? Tanto devo fare un top entro la 21esima. Ragazzi, cosa mi può dare fastidio? A me queste cose che sembrano raccordi non piacciono. Le misuro, so a che cosa possono riferirsi e quindi mi sono detto: e se invece il quinto T-3 inverso fosse iniziato da questo massimo e non si fosse mai chiuso e fossimo in 42esima barra? E così che cosa abbiamo fatto? E così alle 9:20, per sicurezza, abbiamo venduto. 9:20 significa appena iniziata questa barra che, se andiamo a prendercela sui 5 minuti, ok, 9:20 è qua. Appena ci siamo avvicinati a violare il minimo di questa candela a 15.600, dove c'era il take profit già comunque impostato. Cosa è successo? Per ora lo sappiamo, per ora è discesa, quindi confutare sempre le proprie idee, non pensare che tutto vada come ci aspettiamo, può portare a risultati interessanti, ovvero aver venduto praticamente sui massimi, che è una cosa che sinceramente fa ben piacere, devo dirvi la verità, e che sta succedendo sempre di più. O vendiamo nei prezzi dei massimi o vendiamo nei prezzi dei minimi. Ovviamente veniamo long a scanso di equivoci vicino ai massimi e short vicino ai minimi. Non è una cosa che si fa apposta, si verifica dopo, ok? Certo, un 9 su 9 a livello di statistica significa stare iniziando a ingranare bene finalmente il 2023, e dopo l'errore fatto all'inizio, ecco, riprendersi indietro buona parte di ciò che è andato male. Qui, come vedete, aggiorno e metto questa roba qua. E questo che cosa significa? Beh, significa che sappiamo cosa possiamo andare a fare di trading prossimamente, giusto? Allora, io vi regalo troppo, lo sapete. Allora, eccoci qua. Qua che cosa c'è? Qua che c'è che, in base a ciò che vi ho appena detto, mettiamo un bel allarme sul massimo a 15.634. 15.634. Vincolo a salire? Ok. E vediamo se si inverte la rotta e si ritorna qui sopra prima delle 19-18 barre di inverso, in modo da valutare un long. Seconda cosa, spostiamo questo allarme in questa zona qui per sapere se vogliono invece andare a fare un chiusura gap up. Questo per sicurezza, perché lavorando con gli allarmi posso continuare a fare tante altre cose. E poi andiamo a rivederci ovviamente lato indice che cosa sta succedendo, perché qui avevamo già saltato a pie pari questa parte, qui può essere serenamente iniziato il settimo T-3 e vuoi mica che il DAX di nuovo valuti di seguire quello che ha già fatto il MIB? Altro interrogativo, con questa tendenza volumetrica rialzista molto forte, vuoi mica che questi, come giustamente mi ha fatto notare qualcuno nel gruppo Premium, con 47 barre sotto questo massimo, vogliono provare a far partire un nuovo settimanale inverso da qui? Perché, tra virgolette, è tirata, ma in realtà per le regole ci sta. Qui abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per chiudere il settimanale inverso iniziato là sotto? Sì. Da qui abbiamo, almeno per quanto riguarda il tempo, qualche cosa? Sì. Per cui anche in questo caso, mettiamoci un bel allarme a 27.758. 27.758. E facciamo la stessa cosa che su DAX. Vincolo a rialzo. Sempre nei tempi, sempre guardando anche i volumi. Bene, ok. Qui che cosa si può dire? Si può dire tra l'altro che da qui a qui può essersi chiuso a 24 barre, non 25 perché la verde non si conta, il settimo T-3? Sì, certo. Abbiamo dopo il sesto T-3 o incluso il sesto T-3 un vincolo, un ciclo ribassista che faccia chiudere il precedente T-3? Per la ciclica no. Ok? Per l'evoluta, che cosa abbiamo qua di tempo puro? Abbiamo questo minimo che è rimasto 26 barre in tonso. Ci sono 26 barre sopra questo minimo qua. Per cui, come di consueto, mi segno cosa già ha pagato molto bene in passato. Queste cose pagano molto bene e ce lo lasciamo lì. Direi che, a parte i livelli di algoritmo, praticamente vi ho regalato tutto. Preferisco donare gratuitamente alle persone un'idea di che cosa si può fare con il trading senza stare a guardare sentiment, notizie, tutte cose che, come vedete, dimostro e ho dimostrato nel corso di oltre 6 anni che non hanno un reale impatto sull'andamento previsto di MIB, DAX, S&P 500, NASDAQ a livello di evoluta, e se volete controllare ci sono tutti i video che lo testimoniano. Per cui oggi è già una splendida giornata, apriamo con un altro bel gain, un bel 9 su 9 fa piacere, vediamo su una statistica di 10 operazioni che cosa succede, ok? Vi ringrazio per il vostro tempo, vi auguro una splendida giornata, mi raccomando se avete tutto per poter fare trading oggi mettete un bel like e parlate di questo canale anche agli amici che magari invece purtroppo fanno ancora parte del parco buoi. Buona giornata a tutti!